pausa pasquale dopo i 15 giorni di interruzione dovuti alla didattica a distanza al 100% per il fatto che Lazio era in zona rossa. Le lezioni sono riprese, sempre però nella misura del 50% di presenze giornaliere e scaglionate con il doppio orario d'ingresso. Quindi siamo tornati all'organizzazione strutturale, logistica preesistente, diciamo, a queste 2 settimane di didattica digitale, diciamo, a distanza obbligatoria. Sì, mi sono stata 7 o 5. Le problematiche certo non mancano, nel senso che già da quando, dal 18 gennaio che iniziamo con questo sistema organizzativo, siamo andati incontro a difficoltà in ordine soprattutto agli orari di ingresso e di conseguenza di uscita degli studenti. Orari che chiamano in causa ovviamente i paralleli orari dei mezzi di trasporto, perché non c'è una completa sinergia tra orari scolastici e orari appunto dei mezzi di trasporto, sia autobus che treni, eccetera, rispetto ai quali abbiamo ricevuto anche molte proteste, come dire, lamentele, manifestazioni di disagio da parte degli alunni e delle famiglie. Abbiamo anche inviato, su richiesta dell'ufficio regionale e dell'ufficio territoriale, abbiamo inviato una rassegna di lamentele in tal senso, con l'auspicio ovviamente che poi le aziende dei trasporti si potessero coordinare con l'ufficio scolastico, il che probabilmente è avvenuto, ma in una misura ancora non del tutto completa. Pertanto, dicevo, questi disagi dovuti al mancato allineamento tra gli orari scolastici e gli orari dei mezzi di trasporto ancora, per alcune destinazioni ancora permangono. E il fatto comunque per chi, diciamo, è impegnato nel secondo turno, entrare alle 10 e uscire di conseguenza anche alle ore 15, e comporta in molti casi un rientro nelle proprie abitazioni già a pomeriggio inoltrato, quindi con uno spazio necessario sia per lo studio, sia per la vita personale, la vita privata, le necessità, ecco, della persona sempre più ristretto. Quindi questo va anche a discapito, diciamo così, della qualità della vita, del benessere, diciamo, della vita del ragazzo e quindi anche della famiglia ovviamente che lo circonda. Però è anche vero che non bisogna essere completamente, credo, negativi e disfattisti. Siamo in una situazione di emergenza, lo conosciamo tutti, sanitaria, e dobbiamo accettare anche queste regole che in qualche misura sembrano un po' sovvertire le nostre abitudini. Perché l'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello innanzitutto della tutela della salute pubblica, della salute individuale e della comunità, il che comunque è un valore fondamentale, ecco, da perseguire, è anche una espressione di educazione civica, visto che peraltro questa è una materia nuova inserita come disciplina trasversale da quest'anno, per cui accettare anche il disagio, accettare e rispettare la regola che ci viene, la restrizione che ci viene comunque dalle autorità sanitarie e governative, è indice chiaramente di correttezza civica da parte del cittadino, da parte degli studenti e delle famiglie. L'obiettivo, dicevo, è quello di contribuire, ecco, collaborare al contenimento della diffusione dell'epidemia, in vista ovviamente di una ripartenza, di un allentamento, ecco, di tali misure che tutti noi auspichiamo possa avvenire magari nella tarda primavera, per poterci consentire almeno gli esami di Stato svolti in una maniera più tranquilla, in previsione anche una ripartenza a settembre meno affannata e meno precaria di quella che abbiamo avuto quest'anno. La speranza per il prossimo anno è che, grazie
gradualmente, ecco, dobbiamo essere razionali, non farci prendere da facili entusiasmi, non pretendere miracoli a breve scadenza. Quello che auspico è che già dal prossimo anno ci sia il segnale di una ripresa graduale di una vita scolastica che torna ad essere scandita e coordinata secondo regole, sistemi, relazioni alle quali eravamo abituati fino allo scorso anno. Quindi l'auspicio è che piano piano si possa ritornare a quello che eravamo fino a un anno o poco più fa, anche se credo che questa esperienza lascerà comunque un segno profondo nella scuola, negli operatori scolastici, negli studenti, e non sarà così facile voltare pagina e tornare ad essere quelli che eravamo. Resteremo, credo, profondamente segnati anche negli approcci, nello stile di vita, in come ci muoveremo dall'esperienza che stiamo trascorrendo, e forse sarà anche, per carità, un aspetto, un valore di cui alla fine tener conto, diciamo un momento di crisi che potrà diventare alla fine un'opportunità, diciamo così, di crescita. Quest'anno la situazione è stata diversa perché siamo partiti un po' più consapevoli, però è anche vero che essendo ancora nel bel mezzo, nel pieno di queste ondate pandemiche, tutto l'anno è stato in qualche misura, non dico compromesso, ma contrassegnato da uno svolgimento anomalo. Mentre lo scorso anno si è trattato di un periodo alla fine circoscritto, sebbene dirompente, quest'anno l'effetto dirompente è stato un po' ammortizzato, però si è spalmato sull'intero anno scolastico, perché ricordiamo tutti che siamo partiti a settembre con le migliori intenzioni, ma già alla fine di ottobre eravamo di nuovo nel caos, ma nella prospettiva che poi si è verificata di dover chiudere tutto o quasi tutto. Quindi l'effetto che la situazione emergenziale produce sullo sviluppo, sullo svolgimento dell'anno scolastico, a mio parere, è più incisivo quest'anno rispetto allo scorso anno, perché tutto l'anno che viviamo, il 2021, è stato alla fine contrassegnato da questa situazione che al momento non sembra lasciare intravedere una soluzione a breve termine, certamente. Cosa che andrebbe evitata è fare ricorso laddove ci fossero ancora delle situazioni preoccupanti, diciamo, incapaci di dare sicurezza, fare eccessivamente ricorso tout court, diciamo, a queste forme di didattica digitale, che sono certamente dei mezzi sostitutivi in qualche modo e compensativi di una didattica ordinaria, ma a mio modo di vedere il solo mezzo informatico non è sufficiente per salvaguardare la pienezza di una relazione educativa. Quindi quello che andrebbe evitato è un ricorrere a piedi pari, proprio a capofitto in queste logiche eccessivamente viziate e pilotate dalle nuove tecnologie, cioè trovare, non so, degli spazi allora alternativi dove poter svolgere le attività didattiche, quindi ambienti più ampi, sistemi certamente ancora tutti da studiare, alternativi anche ovviamente da realizzare in sinergia con gli enti locali, con le autorità territoriali, con tutti, diciamo, gli esponenti della società, della comunità civica, però tali da poter ancora permettere una forma di istruzione, quindi di trasmissione del sapere, di didattica, alternative certamente, dettate anche quelle, se vogliamo, dall'emergenza, ma non unicamente centrate sull'utilizzo del mezzo informatico, cioè cercare di salvaguardare, in poche parole, il più possibile la relazione interpersonale,
fosse anche fare lezioni in piazza, no? Per dire, ecco, sembra un po' un'utopia o sotto una quercia. Trovare, insomma, sistemi, spazi, modalità, sempre alternative, ripeto, contrassegnate da una impostazione, diciamo, emergenziale, ma che non facciano leva unicamente sul click che andiamo tutti noi poi ad operare sul mezzo informatico. Anch'io come dirigente, dall'anno scorso ad oggi, insomma, ho abusato per forza anch'io di questo mezzo di comunicazione e mi sto accorgendo che mentre prima lo vivevo come davvero una opportunità anche di sviluppo professionale, una miniera di risorse, di sollecitazioni interessanti per la mia formazione, per la mia professione. Adesso sto maturando una sorta, non dico di repulsione, ma ho un rapporto ambivalente ormai con la macchina, diciamo, tecnologica in senso lato, perché siamo veramente assuefatti, siamo un po' vittime, insomma, di questa esagerazione che, ahimè, le attuali disposizioni impongono per poter ovviamente portare avanti una qualunque attività lavorativa, in questo caso la didattica e il lavoro scolastico in senso lato, in senso generale. Gli studenti dal canto loro mi sembra che si siano comportati in maniera tutto sommato responsabile, perché sia quando sono in presenza li abbiamo visti muoversi in maniera ordinata all'interno dell'istituzione, all'interno degli ambienti scolastici, negli spazi didattici, rispettosi appunto delle regole, degli stanziamenti, indossando ovviamente dispositivi di protezione individuale. Quindi ho notato da parte degli studenti un comportamento corretto, osservante, insomma, delle regole e delle disposizioni, certamente anche pilotato, indotto dalle cosiddette autorità scolastiche, perché è altrettanto vero che i medesimi studenti, non tutti, ma alcuni di loro, visti al di fuori dell'ambiente scolastico, tornavano spesso ad aggregarsi, un pochino a trasgredire e a disattendere, insomma, questa osservanza delle fondamentali regole necessarie per contenere, ahimè, diciamo, il contagio. All'interno, ecco, ripeto, dell'ambiente, delle pareti scolastiche, ho notato da parte degli studenti un comportamento, non dico rassegnato, perché sembra un termine purtroppo negativo, specie se riferito alla giovane età, diciamo, di questi ragazzi, però un comportamento, ripeto, fondamentalmente consapevole e osservante di questa, che è una novità per tutti, ma credo che lo sia in misura maggiore proprio per gli adolescenti, che abituati ovviamente a uno stile di vita completamente diametralmente opposto a quello verso il quale ci inducono e ci orientano le attuali restrizioni.